Buongiorno a tutti, io sono Massimo Firpo, ho insegnato storia moderna fino all'altro anno presso questa scuola. Mi sono occupato essenzialmente della storia religiosa del Cinquecento italiano. Il tema di cui oggi devo parlare è quello della riforma, riforma cattolica, controriforma, concetti fondamentali, credo anche nella didattica della storia, e quale ne sia il significato e quale sia la periodizzazione. Ora, mi corre l'obbligo di cominciare osservando, come spesso avviene, che è normale del resto che sia così, che i manuali di scuola media sono spesso immobili, spesso anche chi li scrive li copia dai precedenti, quindi c'è una rocciosa forza della continuità e della tradizione. E mi pare, per poco che posso capire e vedere, mi pare che tutti portino il segno di una impostazione che io reputo profondamente sbagliata e reputo anche, come dire, fortemente condizionata da una visione generale di questi problemi, contrassegnati in termini profondamente apologetici, sulla base di un grande maestro di studi, per carità, che fu un sacerdote slesiano che si chiama Hubert Yedin, che nel 1939 ebbe l'incarico dalla Santa Sede di scrivere una storia del Concilio di Trento in vista del centenario del 1946, i 400 anni dalla convocazione del Concilio di Trento. E questo probo serissimo, teutonico, professore tedesco si mise all'opera e pubblicò poi in vari volumi, in quattro volumi, sia il testo tedesco che la traduzione italiana, questa monumentale storia del Concilio di Trento, che è ancora oggi il testo base per chiunque voglia conoscere un po' meglio il Concilio di Trento, anche se è un testo che porta profondamente segnati, è profondamente segnato dalla impostazione ideologica di questo autore. E questo immagine, anche per la ricezione sostanzialmente favorevole che gli scritti di Yedin ebbero a suo tempo, l'immagine di Yedin si è profondamente, secondo me, sedimentata anche nella manualistica scolastica. In vista della stesura di questa monumentale opera che fu la storia del Concilio di Trento, Yedin scrisse un libretto, ed è questo del quale dobbiamo parlare, che poi è questa roba qui tradotto in italiano col titolo Riforma cattolica o Controriforma, punto interrogativo, che doveva essere l'occasione, il momento per chiarire i termini che avrebbe poi usato per ricostruire la cornice di problemi, di concetti, di definizione nel cui ambito la sua storia del Concilio di Trento avrebbe dovuto svilupparsi. Ora, la questione è complicata, soprattutto per noi italiani, da una questione linguistica. Se noi dobbiamo dire riforma, diciamo riforma. Se parliamo in francese, dobbiamo scegliere fra réforme e réformation. Se scriviamo in inglese, dobbiamo scegliere fra reform e reformation. Se scriviamo in tedesco, dobbiamo scegliere fra réforme e réformation. La differenza, non sto a sottolinearla, è evidente che quando si parla di tutte queste desinenze, reformation, è qualcosa che ci rinvia a una dimensione istituzionale. Cioè, vale a dire, se io parlo della riforma di una chiesa, parlo della riforma di una chiesa, di un convento, di un monastero, di una diocesi. Parlo invece di reformation, eccetera, quando io parlo della chiesa, dell'istituzione, di qualche cosa che ha una valenza istituzionale complessa. Tant'è vero che in tedesco si usa, per parlare della riforma di Lutero, si dice reformazione, non si dice certamente riforma. In italiano siamo molto condizionati, si vede che non abbiamo avuto la riforma per cominciare, dividiamo questi due concetti sostanzialmente con la maiuscola e la minuscola, scriviamo la riforma protestante con la R minuscola e la riforma di un convento con la R minuscola, però vorrei che fosse chiaro questo problema. Quindi la stessa titolazione dei libri in lingue straniere ci aiuta a capire che cosa l'autore intende per riforma. Il titolo in tedesco del libretto di Yedin di cui dobbiamo parlare è Katholische Reformation o der Gegenreformation. Però, quando lo stesso Yedin scrisse, diresse, una gigantesca storia della Chiesa, tradotta poi in italiano anche da Jacobuc, mi pare, eccetera, quando parlò degli stessi problemi che poi affronta in questo libretto, usa l'espressione Katholische Reform. Da una parte, per parlare della stessa cosa, da una parte la Reformazione, dall'altra la Reforma. Perché? Perché è evidente che quella storia della Chiesa era destinata a un pubblico eminentemente tedesco
E quando si è in Germania, quando si parla di Reformazione, c'è poco da fare, non è affatto cattolice, ma è protestante. No, è protestante. La parola, la definizione di riforma con la R maiuscola nel mondo tedesco è collegata alla riforma protestante. Ma queste oscillazioni linguistiche e terminologiche ci aiutano a capire la delicatezza del problema, perché è un problema cruciale. Quello che successe nel Cinquecento, ed è, questa è un po' la vulgata che spesso i manuali presentano, qual è? C'è la Chiesa del Rinascimento, per carità, si fanno affrescare le stanze vaticane da Raffaello, si chiama Michelangelo ad affrescare la volta alla Sistina, però a sedere sul trono di San Pietro sono un po' dei birbanti, c'è Alessandro VI che non era proprio un uomo di specchiata e limpida virtù morale, poi c'è Giulio II contro il quale Erasmo scaglia il suo Iulius Exclusus, che San Pietro caccia dal paradiso perché era un Leone X, ho visto un articolo su Guerra della Sera che si smentì, un libro smentisce che abbia pronunciato questa frase, ma poco importa che quando fu eletto Papa dice adesso che Dio mi ha voluto al trono di San Pietro, godiamoci il papato, no? E se lo godette al punto che quando morì non c'erano i soldi per comprare le candele per il suo funerale, ma anche lì c'è tutto questo spettacoloso nesso fra papato e arte, cultura, splendore, letteratura, una meraviglia. Clemente VII portò la situazione, a forza di non decidere e avere paura di quello che stava succedendo, al sacco di Roma, che non è precisamente un momento particolarmente felice della storia di Roma, ancora oggi nelle stanze, nella stanza della segnatura affrescata da Raffaello si vede scritta dall'alabarda di un soldato il nome di Luther inciso là sopra, o alla Farnesina Babylon sull'immagine di Roma, eccetera. Quindi una situazione in cui la Chiesa certo non è che ci fa un figurone dal punto di vista del governo religioso delle cose. Naturalmente bisognerebbe anche capire perché questo era accaduto, non è che a un certo punto la Chiesa romana diventa quello che diventa con Alessandro VI, Giulio II, Leone X per divertimento. Diventa così perché la Chiesa cattolica doveva difendere il papato, doveva difendere la sua indipendenza, la sua autonomia in situazioni drammatiche, da prima il ritorno dalla cattività avignonese e poi nel momento delle guerre d'Italia, in cui l'autonomia politica del papato era indispensabile all'autonomia spirituale e servivano soldi, servivano soldati, bisognava difendersi e fare le guerre e i soldi non potevano certo, non poteva certo competere lo Stato della Chiesa con le infinite risorse finanziarie dei regni di Spagna e di Francia e quindi faceva ricorso alla cosiddetta fiscalità spirituale e a lei tutta la corruzione di questo mondo, cumulo dei benefici, vescovati che si vendono e si comprano, venalità degli uffici, corruzione da ogni parte, una struttura totalmente simoniaca, diciamo così per intenderci, con le sue ragioni che mi limito semplicemente a denunciare. E su questa realtà piove la riforma protestante. Non entro nel merito del perché, le cause, forse ci porterebbe troppo lontano, in una Chiesa totalmente priva di attrezzi morali e spirituali e religiosi per reagire, tant'è vero che sapete tutti meglio di me che le tesi di Lutero sono del 17, la prima riunione del Concilio di Trento è del 46, cioè per un'intera generazione Roma è paralizzata rispetto a questo. E poi però, tuttavia, quando ormai peraltro l'Inghilterra se n'è andata, la Scozia se n'è andata, il mondo scandinavo se n'è andato, metà della Germania se n'è andata, comincia una reazione da parte della Chiesa cattolica che sarà poi al Concilio di Trento, eccetera. E cioè la Chiesa reagisce mettendo in campo una riforma cattolica che sarà per certi aspetti, per i suoi aspetti più duramente repressivi, anche controriforma. È evidente che i due concetti di riforma cattolica e controriforma sono tutt'altro che neutrali. La riforma cattolica sottolinea l'iniziativa della Chiesa di Roma, la volontà politica della Chiesa di Roma di rinnovare se stesso, il concetto di controriforma invece sottolinea più gli aspetti repressivi, negativi, l'inquisizione, l'indice dei libri proibiti, la repressione contro ogni forma di dissenso, eccetera. Non è un caso che se si volesse, come spesso accade anche talvolta nei manuali, semplificare le cose, c'è o solo la riforma cattolica a segnalare un'impostazione profondamente cattolica di chi ha scritto quel manuale, o c'è soltanto la controriforma, la riforma cattolica sono chiacchiere, per sottolineare un'impostazione totalmente laica invece delle cose. Ora, Iedin in questo suo volumetto cercò di offrire una visione un poco differente. Il concetto di
riforma cattolica nasce nella Germania dell'Ottocento, dove si parla già di cattolische Reform, si parla di romanische Reformation, ma è soprattutto un protestante tedesco che usa per la prima volta l'espressione di cattolische Reformation, di riforma cattolica. Cosa che non aveva fatto Ranke, il grande Ranke nella sua storia dei papi, il quale invece parlava di controriforme, i vari fronti sulla quale la Chiesa si era mosso, e di, essendo protestante, cattolice restaurazione, la restaurazione cattolica. Il grande e insopportabile barone Ludwig von Pastor, che scriverà quella immane storia dei papi, che ancora oggi è, diciamo, il testo fondamentale per la conoscenza del papato nell'età medievale e moderna, lo scrisse lui, ma fu un'opera monumentale di una gigantesca equipe di collaboratori in ogni angolo d'Europa, la scrisse proprio per rispondere alla storia dei papi, e dirà anche postazione rigorosamente apologetica oltre ortodossa, Pastor decise di prendersi tutto il banco e chiamò quegli anni gli anni della riforma e della restaurazione cattolica, così non discutiamo, non esiste residui per altro, eccetera. Punto di partenza per questo grande rinnovamento della Chiesa, secondo Pastor, sarebbe stato il pontificato di Paolo III, e così farà anche Jedin. Francamente a me risulta molto difficile identificare in quel genio politico di Paolo III, io ho una venerazione per Paolo III, che riuscì a passare indenne attraverso vicende drammatiche della storia della Chiesa, portandosi a casa anche un ducato di Parma e Piacenza per i suoi impresentabili discendenti. Chapeau, no? Ci riuscì. Ma insomma, presentarlo come un riformatore cattolico mi sembra davvero un'opera difficile. Ora veniamo nel merito del concetto del libretto di Jedin. Qual era la sua tesi di fondo? La sua tesi di fondo era questa, ed è una tesi che ha un problema ossessivo al suo centro, e si comprende perché, lo dico subito dopo, e questo problema è il problema della continuità. Vale a dire, che cosa non va bene anzitutto del concetto di controriforma? Il concetto di controriforma assegna alla storia della Chiesa, a una fase importante, decisiva della storia della Chiesa, un ruolo, un compito, un'azione pastorale, teologica, disciplinare, quello che volete, che funziona come controriforma, come reazione alla riforma protestante, il che significa che una fase decisiva della storia della Chiesa è stata, come dire, innescata da un eretico maledetto quale Martin Lutero. Non si può accettare in una logica, diciamo, apologetica, quale quella di Pastor o di Jedin, che la Chiesa, impreparata di fronte a Lutero, arriva Lutero che fa tutto quello che deve fare, e allora la Chiesa, in virtù dell'esistenza di Lutero, cambia se stessa. Significa rendere Lutero una matrice fondamentale della storia della Chiesa cattolica. Non so se è chiaro il discorso, spero che sia chiaro. Non solo, e questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto è il problema che della continuità, vale a dire non possono esistere nella storia della Chiesa delle fratture radicali. Perché non possono esistere queste fratture radicali? Che pure è evidente che sono anche esistite, stiamo parlando esattamente di una di queste, ma perché proprio in sede delle discussioni, dei problemi scaturiti dalla riforma protestante, al momento la prima seria discussione che fu fatta al Concilio di Trento, siamo nel 1946, fu questa: quali sono le fonti della rivelazione? No? Dobbiamo decidere, la dottrina cristiana dovrebbe stabilire su che cosa ci basiamo. E quindi il canone della Bibbia, per esempio. Quali sono i libri canonici, quali sono i libri non canonici, qual è il testo della Bibbia sul quale dobbiamo basarci, eccetera. Ma nella dottrina cattolica le fonti della rivelazione, come stabilito appunto dal Concilio di Trento, sono due. Sono uno la Sacra Scrittura e l'altro la tradizione apostolica della Chiesa. La tradizione apostolica della Chiesa, che recita il canone tridentino, ha pari dignità rispetto alla parola di Dio. Cioè, per esempio, facciamo il caso del celibato del clero. Non c'è nessun motivo
biblico, anzi c'è la lettera di San Paolo, si legge che non fate vescovi se non sono sposati, questo genere. Non ci sono affermazioni bibliche specifiche sull'argomento, però fa parte della tradizione apostolica della Chiesa che il clero sia celibatario. E se Lutero diceva che i preti potevano sposarsi, la Chiesa diceva che non potevano sposarsi, non sulla base di un'argomentazione biblica, ma sulla base dell'appello alla propria tradizione apostolica. Il sola scrittura di Lutero non è condiviso dalla Chiesa Cattolica. Questo. Ed ecco che allora la continuità diventa un problema decisivo, fondamentale, perché la continuità del magistero ecclesiastico che garantisce alla Chiesa quella tradizione apostolica. Se la tradizione apostolica la cambiamo ogni tre giorni, non è più una fonte della verità. Quindi, e questo tema si riflette nella storiografia molto evidentemente, con grande evidenza, in quello che dice Iedini, il quale di che cosa si preoccupa anzitutto? Di dire che quanto avvenne nella storia della Chiesa del Cinquecento fu profondamente segnato, ebbe come punto di partenza istanze, volontà, processi, eccetera, di rinnovamento interno alla Chiesa antecedenti a Lutero, che hanno costituito un bacino, come dire, una fonte, una sorgente, dalla quale la Chiesa, sfidata da Lutero, ha potuto attingere, ma senza dipendere da Lutero, facendo proprio una propria tradizione culturale riformatrice. Spero che sia chiaro questo, perché è un nodo cruciale. E che cosa? Allora, la storia della riforma cattolica nella sua prima fase è la storia del delinearsi di queste istanze di rinnovamento cattolico, che sono naturalmente incontestabili, perché la Chiesa cattolica sempre riformata, sempre riformanda, qualunque momento della storia della Chiesa ha avuto ha vissuto istanze di rinnovamento, istanze riformatrici e istanze invece di chiusura, di gerarchia e autorità. Questo vale se parliamo del Gregorio VII, se parliamo del Concilio Vaticano I, insomma, che ha destato le posizioni che ha destato. È normale che ci siano una pluralità di istanze intorno allo svolgimento della storia ecclesiastica. E questo, e naturalmente Iedine, questo è uno dei primi limiti del suo libro, dà un grande peso a questi fenomeni. La devozio moderna, che in Italia contò poco o niente, la riforma della congregazione benedettina cassinese, il Concilium Demandanda Ecclesia del 1536, il Libellus ad Leonem Decimum di Quirini e Giustiniani, tutta questa serie di, la riforma di alcuni ordini religiosi, la nascita di nuovi ordini religiosi, naturalmente il più importante di tutti, i gesuiti. Ma naturalmente i gesuiti visti come baluardo, forza della Controriforma, sono i gesuiti del secondo Cinquecento. Iedin si astiene bellamente, naturalmente, dal raccontare che Sant'Ignazio di Loyola fu processato dal Sant'Ufficio 8 volte e che il papato guardò ai gesuiti con profonda avversione, fino alla fine degli anni 50. Chi erano gli spagnoli che arrivavano lì, non sapevano l'italiano, vivevano senza pronunciare preghiere, in pubblico, avevano questo voto d'obbedienza, decidevano tutti i vertici, non piaceva niente, piaceva ad alcuni, ma non piaceva certo ai vertici compattamente. Ci fu anche su questo, sui gesuiti, sarà una questione di scontro. Ora, tutto questo, queste poche cose che fin qui ho detto, sottolineano con chiarezza, spero, l'impostazione che oggi a noi pare veramente improponibile, ma nel 1939 era ancora così, nelle facoltà teologiche tedesche questo si insegnava, vale a dire che la storia ecclesiastica era un pezzo, diciamo così, dell'apologetica cattolica. Leggo un brano. Tutti sono d'accordo. Io sono d'accordo e sono convinto che alcuni di voi non saranno d'accordo nel riconoscere che la storia della Chiesa sia anzitutto e soprattutto teologia. E precisamente teologia storica, avendo come oggetto la Chiesa di Cristo, il cui concetto essa trae dalla dogmatica. Certo che se si comincia a muovere su questa premessa, la storiografia laica deve uscire dal gioco, non ha niente di che dire, no? Spero che sia chiaro il discorso. Se, e pertanto, pur senza rinunciare a tutti gli strumenti della filologia e del rigore documentario, occorre
cito, considerare la Chiesa dal punto di vista della storia della salvezza inquadrata nell'esigenza più vasta di creare finalmente una teologia della storia e una storiografia teologica. È tutto legittimo creare una storiografia teologica e vedere nella storia della Chiesa la storia della salvezza, non ho niente in contrario, ma non si può affermare che tutti sono d'accordo, perché questa è un'impostazione. E infatti, quando poi alla fine di questo libro Yedin parla del concilio, scrive che cosa? Scrive che una spiegazione totalmente naturale, storica, degli esiti del Concilio di Trento e della capacità che il Concilio di Trento ebbe di offrire, di dare alla Chiesa energie vitali nuove, di spingerlo sulla strada di un rinnovamento profondo, è un fatto che non si spiega con ragioni meramente umane e terrene, è un miracolo. Ora, anche questo, un miracolo, bisogna accettare che esista un miracolo per poter riconoscere in un fatto storico un miracolo. Occorre infine fare ancora un'osservazione con la quale noi passiamo i confini dell'empiria storica. Il rinnovamento della Chiesa all'epoca del Concilio di Trento è un processo così sorprendente e così meraviglioso che una spiegazione puramente naturale e razionalistica sarebbe insufficiente e so è, in ultima analisi, un mistero soprannaturale le cui ultime cause non possiamo indagare, si è tentati di considerarla un miracolo. Anche i contemporanei la interpretarono così, non tutti, credo. Semper confiteamur, semper servemus, queste sono le parole conclusive di questo libretto. Ora, tornando, chiarita la impostazione antropologetica, qual è la storia che Yedin traccia? La storia di come queste sparse correnti di riformismo preluterano, e sottolineo l'importanza, scusate, non ho chiuso il telefono, queste correnti di riformismo cattolico preluterano che chiama gli sparsi rigagnoli del riformismo cattolico, si aprono lentamente la strada verso il centro fino a conquistare il papato. E il papato è un'istituzione cruciale nella ricostruzione di Yedin, perché è la garanzia che i processi di riforma sono condotti, guidati, diretti dal sommo vertice della Curia Romana. E il momento in cui, come dire, questi rigagnoli arrivano a costituire un fiume che si apre la strada verso il centro, il vertice della Chiesa, è il pontificato di Paolo III, e nel momento in cui, questo fiume che conquista finalmente il papato comincia a diffondersi in tutta la Chiesa attraverso azioni specifiche di rinnovamento della Chiesa, sono gli anni 50, i pontificati di Giulio III, Marcello II e Paolo IV, e infine il Concilio di Trento, e ancora dopo, fino al Concilio di Trento, e poi dopo il Concilio di Trento la realizzazione, che ormai stabilisce, istituzionalizza questo rinnovamento cattolico, e il dispiegarsi dei decreti tridentini nei decenni successivi a rinnovare la Chiesa. Questo in linea di massimo il discorso fatto da Yedin. Discorso sul quale non mi intrattengo più a lungo di così, potrei citare infinite passi dove questa dimensione apologetica appare così evidente in questo libro. Quello che è stupefacente, che a mio modesto avviso, è che un libro così fatto ha avuto uno strepitoso successo. Per capirlo dobbiamo capire che cos'era la cultura cattolica e la cultura ufficiale, diciamo, della Chiesa cattolica all'indomani della guerra, quando per esempio affermazioni dello stesso Yedin, che ripeto non mi pare proprio un laico de ferro, come si dice a Roma, è fortemente segnato da questa impostazione cattolica, scrive che non è noi dobbiamo sforzarci di capire anche coloro che sono stati giudicati eretici dalla Chiesa, dobbiamo vedere Lutero e Sarpi non attraverso le lenti dei loro nemici e dobbiamo evitare di decidere quale giudizio Dio ha dato su Lutero e Buonaiuti. Cioè, queste affermazioni furono criticate dall'ortodossia ecclesiastica. Ci fu proprio nel 1946, Luigi Russo cercò di organizzare un volume sulla storia del Concilio di Trento, una serie di saggi sul Concilio di Trento, a quale alcuni studiosi cattolici diedero la loro adesione, che poi furono costretti dalla Santa Sede a ritirare, tanto è vero che Russo esplose in un
giudizio bestiale dicendo che la Chiesa cattolica non è in grado, non può, non sa fare la storia di se stessa. Insomma, uno scontro fra laici e cattolici piuttosto forte, eccetera. A legittimare le tesi di questo libro in Italia fu, che grande successo naturalmente nella storiografia cattolica tedesca, fu una recensione per me del tutto sorprendente di un grande storico italiano che ha lasciato un'impronta profonda in questa istituzione, la Scuola Normale, che fu Delio Cantimori, il quale, studioso del Cinquecento, eccetera, il quale scrisse, recensì questo libro dicendo: questo libro è come un uovo tutto buono, come un uovo tutto pieno. Mamma mia! Ora, pensare che uno storico che allora si definiva marxista definisse come tutto buono e tutto pieno, affermazione che abbiamo detto sulla dimensione essenzialmente teologica della storia, qualche dubbio, qualche perplessità mi resta. Non anche su questo non mi soffermo, Cantimori cambiò poi rapidamente idea, negli anni successivi scrisse esattamente il contrario, parlando di questo libro con il suo alone, parlando di quegli anni affrontati da questo libro con il loro alone di riforma cattolica e la loro sostanza di controriforma. Questo è quello che poi fu Cantimori a scrivere pochi anni dopo. Ma certo, il prestigio di Cantimori e il riconosciuto laicismo di Cantimori diedero e accreditarono questo libro come un libro importante che apriva ricerche, ed in effetti questo era un tema importante di quel libro, perché nell'identificare questa periodizzazione che ho sommariamente ricostruito della riforma cattolica, esortava gli studiosi a percorrere questi sentieri, a studiare qualche cosa di questa devozione moderna in Italia, a studiare le confraternite rinnovate, a studiare il Concilium de Mendana Ecclesia, a studiare il Libellus di Quirino e Giustiniani, a studiare questi rigagno del riformismo cattolico. E questo non avvenne. Queste cose sono state poi studiate, ma sono state studiate i danni recenti, non sulla base di quella spinta, di quel tentativo, di quella proposta storiografica, che invece ereditò una serie di ricerche, per carità tutto è utile, che sono tutte giocate sulla stagione post-tridentina. La riforma tridentina a Brescia, a Rimini, ad Adria, a qui, a su, eccetera. Dal quale che cosa veniva fuori? Veniva fuori che i decreti tridentini, qua, là, eccetera, erano stati presi da questi vescovi riformatori e trasformati in norme di comportamento e via di questo passo. Fonti quasi esclusivamente di natura normativa. Vescovi riformatori come usarono questi decreti tridentini per migliorare la situazione del clero. Guardate che la situazione del clero italiano all'inizio del Cinquecento, definirla disastrosa è fargli un complimento e dare un giudizio molto ottimistico su quali erano le cose. Le fonti che oggi sono state un po' studiate qua e là, eccetera, sulle visite pastorali ci presentano una situazione drammatica, semplicemente drammatica. Ancora faccio un esempio per quanto riguarda l'ignoranza, soltanto per quanto riguarda l'ignoranza, perché il clero non c'erano seminari, si diventava preti pagando una tassa a un signore che aveva comprato a Roma per denaro il diritto di creare preti, questo è il modo della formazione dei preti. Nessun vescovo vive nella sua diocesi e pochi parroci vivono nella propria parrocchia, si incassano il beneficio tutti quanti e poi danno uno stipendio da fame a un prete analfabeta che faccia, il quale poi che cosa fa? Si fa pagare i matrimoni, si fa pagare le sepolture, si fa pagare i sacramenti perché non sa come campare. Ci sono dei resoconti, soprattutto nelle chiese alpine, terrificanti di situazioni di degrado. Diciamo, sì, ma i suoi paramenti sono in condizioni disperate, ce lo so, ma io d'inverno con cosa mi metto, vado a dormire, con cosa mi copro se non uso i paramenti ecclesiastici, per dire, no, oppure non posso dilungarmi su questa cosa, la situazione è davvero drammatica di questa cosa. E allora i vescovi intervengono con una serie di
ma dicevo per fare qualche esempio, ancora ad Adria, la cultura, per la cultura, la diocesi di Adria nel 1565, siamo 1565, si fa un esame di qual era la preparazione del clero e vengono giudicati, siamo dopo il Concilio di Trento, mediocriter docti, cioè non proprio schifosi, insomma, già gente di cui si può fidare, i preti che non conoscono la forma della consacrazione eucaristica, ma sono in grado di leggerla sulla carta gloria. Nessuno dei preti interrogati sa quanti sono i sacramenti. Bisogna tener conto di questa realtà, che il concubinato, per esempio, il concubinato è la norma. E diciamo che la questione sessuale esplode nell'ambito del clero italiano dopo il Concilio di Trento, non prima, perché prima del Concilio di Trento il concubinato di preti è largamente comune e socialmente del tutto accettato, anzi auspicato dai parrocchiani, che preferisce un clero che abbia, come dire, che sia non celibatario, così le mogli non sono infastidite, cose questo. Ma è così, tant'è vero che diventerà di competenza dell'Inquisizione un reato fondamentale, perché come dell'Inquisizione, perché violazione al sacramento della confessione, in Spagna e in Italia ne sono piene le fonti, il cosiddetto reato di sollicitatio ad turpia, l'uso del confessionale per ottenere favori sessuali dalle penitenti. Questo è una cosa tipicamente post-tridentina, perché è il Concilio di Trento che impone in qualche modo l'obbligo del celibatario al prete, il quale poi si rivolge alla confessione. Insomma, la situazione, né si può pensare che, come dire, che i decreti di un vescovo cambiassero la natura. È vero che il Concilio di Trento istituì i seminari, ma certo che se noi guardiamo la storia dei seminari o la storia dei decreti trentini, tenendo come unico esempio la Milano di San Carlo Borromeo, non abbiamo capito niente. Diciamo, in quasi tutte le città, nelle diocesi italiane, i seminari sono settecenteschi. Quindi non è che proprio Zac il giorno dopo cambia tutto. Allora, la questione, quindi, sia l'impostazione iediniana che le ricerche post-iediniane hanno invece sottolineato, Iedini trionfalisticamente, che cosa è successo dopo il Concilio di Trento, una Chiesa totalmente rinnovata, in grado di fare. E la storiografia che ha non studiato le premesse, ma ha studiato gli esiti sulla base delle fonti essenzialmente normative. Le fonti normative ci danno un netto miglioramento, perché è difficile che i vescovi dicessero, nel dare le istruzioni pastorali ai loro preti, dicessero ubriacatevi, vendete i sacramenti, no? Dicevano che cosa dovevano fare, che poi lo facessero è un altro discorso. Soprattutto quello che emerge dalla presentazione di Iedini, di questo lento svolgersi di questo riformismo cattolico che da prima di Lutero conquista lentamente i vertici della Chiesa attraverso il papato e poi a Trento diventa sublime esito di una storia segnata dalla presenza dello Spirito Santo, insomma presentare questo sviluppo, non poche sono le contraddizioni in cui cade Iedini. Faccio alcuni esempi per capire. Ho detto prima che gli anni in cui la Riforma Cattolica davvero conquista il papato sono gli anni 50, per esempio l'elezione di Marcello II, il Papa Pio Edotto per eccellenza, o quell'energumeno di Paolo IV, che certamente aveva fama di essere un grande rinnovatore, fondatore dei Teatini, eccetera, eccetera, ma insomma fondatore dell'Inquisizione, grande repressore, eccetera. Tuttavia, vedere Giulio III, un Papa del rinnovamento cattolico, basta vedere come si era fatto le stanze in Vaticano, in cui tutte decorate con un grande affresco in suo appartamento privato, dove si vede scritto Iulius come se fossero delle gigantesche sculture di pietra con le sue lettere in caratteri romani, Iulius, e su queste lettere con il suo nome si arrampicano una cinquantina di puttini nudi, così come... La storia era questo, ce lo raccontano le cronache ufficiali del papato, anche di chi era Innocenzo del Monte. Oppure basta andare a Villa Giulia, dove se siete andati a visitare il museo di Villa Giulia, per carità, anche lì ci sono un
puttini nudi da tutte le parti che fanno pipì dall'alto sui visitatori, ma ci sono una serie di simboli pagani impressionanti, Baco, Venere, le dee, cioè non c'è un simbolo religioso. Ma lasciamo stare Giulio III, che era Giulio III, ma Paolo IV, Paolo IV piuttosto che convocare il concilio si sarebbe fatto strappare le unghie, e che infatti non lo convocò mai. E il suo diretto discepolo, Pio V, il suo principale collaboratore a guida dell'Inquisizione, io sono piemontese, mi dispiace che i papi piemontesi si debbano annoverare, Pio V diceva che il concilio di Trento era stato dominato, diceva il Papa, siamo nel 1570, da un curioso spirito di folletto. Ora, spirito di folletto non è proprio la definizione che si usa dare di un concilio che dovrebbe essere guidato dallo Spirito Santo, né da un folletto, e del quale si astenne. Ma non pensò nemmeno per un istante di rispettare i decreti. È significativo, guardate nella storia dell'arte, può essere un particolare stupido, ma mi sembra significativo. Tutta la letteratura ci parla di questo concilio di Trento, momento fondante, che rinasce la Chiesa, ne esiste un'immagine nei palazzi vaticani? Cioè, il momento fondativo di una chiesa rinnovata sarebbe dovuto... Ne esiste un affresco a Santa Maria in Trastevere perché uno dei cardinali nipoti di Pio IV, che fu legato al concilio, si fece lì, fra le poche cose che fece fu legato al concilio, se lo voglio ricordare. E poi esiste un affresco che rappresenta, un affresco che rappresenta il concilio di Trento nel Salone Sistina della Biblioteca Vaticana, dove ci sono affreschi che presentano tutti i concili della storia della Chiesa. Quello bisognava mettere, non poteva, sarebbe stato ancora peggio non mettere, no? Questo dà il senso dell'avversione che Roma ebbe per quel concilio, i vertici della Chiesa. Perché? Perché quel concilio, se aveva espresso istanze di rinnovamento, le aveva espresse attribuendo un ruolo ai vescovi. Il modello era quello di una Chiesa in qualche misura decentrata, che restituiva autonomia ai vescovi. Nel governo delle diocesi imponeva la residenza dei vescovi nella loro diocesi, anche se fu, come immagino sapete, respinto il concetto dello ius divinum, vuole dire che la residenza dei vescovi nelle diocesi era per diritto divino, cioè il Papa non poteva fare dispensa a questo, invece naturalmente Roma si riservò di farlo. E poi, guardiamo i fatti, semplicemente i fatti, ma a voi pare che la curia romana dei borghesi, dei barberini, dei chigi sia così diversa dalla curia romana dei Medici, della Rovere e dei Borgia? Anche lì mi pare che, insomma, non è che si viveva malissimo a casa borghese o a casa barberini. Se noi guardiamo le visite pastorali fino alla fine del 600, inizio del 700, il clero lo ritroviamo esattamente come era prima. E non mi stupisco, ripeto, non voglio dire questo per scandalismo, ma non è che snap e allora così il clero diventa buono, dottissimo, impegnato nella cosa. Cioè questo mito della Chiesa salus animarum suprema lex est, tanto insiste Jeden su questo, che da Trento in avanti pone al centro la cura pastorale. Certo, non si fecero più il cumulo dei benefici ecclesiastici, il cumulo delle diocesi che c'era stato prima. Come fu risolto questo? Non si era più vescovi, come fu per esempio Ippolito d'Este, a un certo momento è vescovo di Milano, di Treguier, di Autun, di Lione e un altro paio di diocesi. Questo non si fa più perché è brutto. Si diventa vescovi di una diocesi sola, però sulle altre diocesi si istituiscono le pensioni. Allora io sono vescovo di Milano, dove non metto piede, poi la diocesi di Autun mi darà un pezzo di soldi, la diocesi di Treguier mi darà un'altra, la diocesi di Milano darà un'altra, così per le abbazie benedettine, eccetera. Cioè, insomma, tutto questo riformismo tridentino mi pare un problema da vedere. Sui merito vi suggerisco la lettura di questo libro, uscito nel 2013, Michele Mancino e Giovanni Romeo, è una ricerca intitolata Clero criminale, l'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della Controriforma. Una ricerca mostruosa per partorire poi questo piccolo e leggibilissimo libro che ha studiato le fonti di tutti i tribunali ecclesiastici, nunziature, congregazione dei vescovi regolari, congregazione del clero, tribunali locali, nunziature, eccetera, per ricostruire com'era questo clero rinnovato.
Su questo si innesta un'altra questione, apro e chiudo una parentesi che ci porterebbe molto lontana, ma se conoscete un po' gli studi di Paolo Prodi, si è innescata su questo tema del rinnovamento tridentino anche il rapporto fra Chiesa e modernità, e si è voluto vedere nella Chiesa post-tridentina, che appunto con tutta questa attenzione normativa nei confronti dei costumi del clero e anche dei laici, l'obbligo della comunione e della confessione pasquale, la vita religiosa dei laici sorvegliata, eccetera, eccetera, si è voluto vedere un elemento, un frammento di quel processo storico generale che va sotto il nome di disciplinamento, cioè la società slabbrata del Medioevo, dominata da infiniti poteri, da infiniti autorità, che si contrappongono l'una all'altra, progressivamente con la nascita degli stati moderni, degli stati assoluti e la concentrazione del potere che ciò comporta, esercita un maggiore controllo sulla società e si è più attenta appunto ai fenomeni di disordine, di non so, reati comuni, mendicità, eccetera. E questo fenomeno, che si chiama appunto disciplinamento, sarebbe stato un fenomeno parallelo da quello esercitato dalla Chiesa con il controllo del clero. Badate che questo, anche dietro questo discorso, c'è una sottile apologia, vale a dire certi fenomeni, la repressione inquisitoriale per intenderci, o la censura, tipici fatti da Controriforma, sono fenomeni che si svolgono parallelamente a quelli che avvengono nello Stato, che rafforzando i poteri centrali esercita maggiori pressioni repressive nei confronti delle forme anomiche della vita sociale, la censura e anche la censura dello Stato sulla politica, per esempio, o i comportamenti anomici sono più severamente puniti dallo Stato, eccetera. Ora, questo libro, studiando i reati del clero, ci offre anche quindi un'indicazione preziosa per capire come aveva funzionato il disciplinamento nell'ambito della società ecclesiastica dopo il decreto tridentino. I dati che emergono sono impressionanti, veramente sono impressionanti. Vediamo se trovo. Ecco, ne viene fuori un'immagine di un clero terrificante dal punto di vista della quantità e della qualità dei reati commessi, che appoggia su un dato quantitativo che io quando l'ho letto sono rimasto di sale, vale a dire che il 25% del clero italiano è stato processato per reati comuni. 25%, cioè una percentuale abnorme. E quel che è peggio è che la quasi totalità, per non dire la totalità di questo, i preti discoli si chiamavano, una bellissima definizione, è andata assolta. È andata assolta per ragioni giuridiche, vale a dire chi è che li giudicava? Tribunale dell'Uescovo, l'annunzio apostolico del paese dove stavano, i vertici del loro ordine religioso, la Tribunale di Signature di Grazia, la Congregazione Sant'Uffizio. Sant'Uffizio ti condannava, ma tu facevi ricorso all'annunziatore, tu ti condannava, ma facevi ricorso alla Signatura di Grazia di Giustizia. Alla fine uno che ti assolveva lo trovavi nella cornice di un'amministrazione della giustizia, quale quella di antico regime, dove l'imparzialità non era proprio la norma assoluta, anche nei tribunali laici, sembra chiaro naturalmente. E questo questo avviene perché? Perché alla Chiesa, alla fin fine, importano due cose, questo ho detto anche nel titolo di questo, l'onore della Chiesa, salvaguardare il buon nome della Chiesa, quindi i reati devono essere nascosti. Condannare un ecclesiastico per un reato comune significa ammettere una devianza della cosa, allora l'assoluzione serve a farla scomparire. E naturalmente l'altra questione sulla quale la Chiesa è particolarmente sensibile è la riserva, il privilegio, come volete, del tribunale particolare. Gli ecclesiastici sono giudicati da ecclesiastici. Guardate che in anni recentissimi, quando scoppiò il caso di preti pedofili in America, queste cose, eccetera, naturalmente c'è da scandalizzarci per carità, perché sono cose bruttissime, ma non,
non ti stupisce che queste cose avvengano. Mi stupisce di più quando mi è capitato di sentire a qualche telegiornale, a qualche trasmissione televisiva, qualche pio monsignore che dice: ah, vabbè, certo, però prima facciamo delle inchieste interne, mica ci rivolgiamo alla magistratura. Come mica vi rivolgete alla magistratura? Ma la Chiesa ha dei tribunali particolari, speciali? Cioè, questo laviamo i panni sporchi in famiglia è ancora vivo oggi, figurandosi nel 500 e nel 600. E tu in questo libro, di cui davvero vi consiglio la lettura, qualunque siano le vostre opinioni, assisti a fatti che ti fanno stare male. Io sono stato male mentre leggevo questo libro, in certi casi. Da dopo il Concilio di Trento fino alla fine del 600 e prima del 700. Clero criminale. Donne stuprate, i reati sessuali sono frequenti, donne stuprate o ancora peggio, bambine di 10 anni violentate, costrette a strisciare lungo la navata della chiesa, recando per terra e andare a baciare i piedi al loro carnefice per chiedere perdono, con la copertura del vescovo, d'accordo? Ma non va bene, non va bene. Allora, mi astengo dai miei giudizi moralistici, però leggendo questo libro sono rimasto impressionato. E ripeto, è una ricerca sterminata che sta alla base. Non stiamo parlando di casi, stiamo parlando di un sistema. Se io uso l'espressione, probabilmente nessuno di voi la conoscerà, io l'ho presa da questo libro, io uso l'espressione chierici selvaggi. Che cosa voglio dire? Non lo sapete, non lo sapevo neanche io. I chierici selvaggi non sono dei chierici discoli, dei preti discoli. I chierici selvaggi è una definizione specifica di chierici del Regno di Napoli, che erano in genere i figli cadetti delle famiglie nobili, che si facevano preti, pigliavano gli ordini minori solo al fine di godere dell'immunità ecclesiastica, di essere un diritto d'asilo, di essere processati dai tribunali ecclesiastici, per esercitare poi il banditismo sotto le ali della protezione di Santa Chiesa. Non è che dire che erano dei chierici selvaggi, sono i chierici selvaggi, si chiamano così. Ora, questa immagine, l'immagine fornita da questo libro, ti cambia radicalmente le cose. Ti cambia radicalmente le cose, e questo devo dire, ne ho trovate io nelle mie ricerche, molteplici conferme, negli studi sulle viste pastorali del tardo 500 e poi ancora del tardo 600. Antonio Genovesi, il grande illuminista, napoletano, eccetera, che ha la cattedra quando è nel 1764, mi ricordo, insomma, siamo nella seconda metà del Settecento, scrive che basta uscire dalle porte di Napoli per incontrare questo popolo di contadini napoletani che la religione non sanno che cosa sia, ne sanno della religione di Dio, un po' meno, scrive Genovesi, degli ottentotti. Le lettere dei gesuiti che rispondono a questo afflato missionario che sembra invadere ogni angolo d'Italia, di gente che vuole andare in Paraguay, vuole andare a farsi massacrare dagli indios dall'Amazzonia, oppure andare in Cina, andare a questo bisogno di martirio, che se non mi sgozzo non sono contento, e naturalmente i saggissimi vertici della Compagnia di Gesù che devono assaggiare, vagliare, scegliere con cura e attenzione quelli davvero in grado di affrontare cose mai più viste, che dicono spesso a quelli che non gli pare che siano del caso: ma perché non vi affaticate in queste Indie di casa nostra? E abbiamo delle descrizioni gesuitici di che cos'era la vita religiosa nella Garfagnana o piuttosto che nella Corsica interna, in cui, voglio dire, fra gli indios dell'Amazzonia e i corsi non c'era una grande differenza, no? Questo ci dà di nuovo l'idea di com'era, come funzionava la vita religiosa di questo periodo. Quindi per immaginare gli inni che Iedine scioglie al Concilio di Trento, che rinnova la società, eccetera. E questo lo si vede da un altro aspetto ancora che voglio segnalare, che è interessante, è vedere com'è. A essere guardati con certo fastidio da Roma, ed essere non di rado rimossi dai loro uffici, sono proprio i vescovi riformatori dell'età post-tridentina, i quali magari sono zelanti, pieni di sacro fuoco,
Ma a Roma non gli andavano mica bene i vescovi zelanti di Francofoco, perché definivano quell'autonomia episcopale che era stata una delle volontà politiche del Concilio di Trento e che Roma invece intendeva stroncare. Per esempio, qual era stata una delle grandi, dei grandi problemi della Chiesa cattolica pre-luterana o negli anni preconciliari, diciamo così? Erano i cosiddetti ordini esenti, le esenzioni degli ordini religiosi. Gli unici ecclesiastici che per esempio sapevano predicare perché avevano studiato negli studi dei loro ordini religiosi, francescani e domenicani prima di tutto, i preti normali non avevano studiato, non potevano predicare né predicavano, la predicazione avveniva soltanto nei cicli dell'Avvento e della Pasqua, dove venivano da fuori, anzi c'era tutta una serie di contese fra le città per accaparrarsi i predicatori più famosi, eccetera, e venivano questi frati. In ogni città c'erano conventi dove vivevano queste persone. Se un predicatore predicava cose che non doveva predicare, o se nei conventi succedevano cose che non dovevano succedere nei conventi, mica il vescovo poteva fare alcunché, perché quegli ordini erano esenti dall'autorità dell'ordinario, come si diceva, immediate subiecti, sancte sedi. Solo il Papa aveva autorità su di loro. Faccio un solo esempio, solo perché è divertente. Quando a un certo punto i francescani di Modena, il loro convento sta andando in pezzi, e allora chiedono alla città un terreno per costruirsi il nuovo convento dei francescani. E la città gli dice sì, va bene, però ha una condizione. Se volete farvi il nuovo convento, fatelo dove volete, ma l'importante è che ci sia una distanza minima di 500 metri da qualunque convento femminile. Questo non depone a favore del prestigio sociale. E questo fenomeno lo vediamo in un altro dato che mi ha sconcertato di qui. Volevo trovare questa... Ecco qua, lo racconta questo. Gli inquisitori, il Sant'Ufficio Roma, che vuole controllare le diocesi attraverso appunto gli inquisitori e gli ordini mendicanti, e quindi è contrario ai vescovi troppo creativi, troppo... il caso di San Carlo, San Carlo è un cardinale, San Carlo è nipote di un papa, San Carlo è... alla guida della diocesi ambrosiana, è tutto un altro pianeta, non è così che funziona. Quello che vediamo da parte degli inquisitori, per esempio, che naturalmente rispondono a Roma, è l'assoluto, totale disinteresse per la riforma del clero. Il primato dell'ortodossia, il primato dell'obbedienza, non il primato dei costumi. C'era questo libro, ho letto questo signore che dice, questo documento che dice che un signore può essere, si consiglia di eleggerlo, di nominarlo parroco di non so dove, e scrive così che in dialetto napoletano lo trovo di grande bellezza, nonostante fosse uno poco licenzioso della bracchetta, che di rara bellezza questa, no? Questa espressione, uno poco licenzioso della bracchetta. L'inquisitore di Bergamo, io ho studiato Bergamo per varie cose, un certo fra Domenico Adelasio è un signore che a un certo punto propone il trasferimento di un convento femminile di un paese vicino, dicendo che quel paese è infestato da eretici, mentre in realtà vuole avvicinare questo con lui e le sue cose. E stesso un altro inquisitore, non faccio nome, sarebbe inutile, eccetera, dice no, stessa cosa, dice per questo beneficio ecclesiastico suggerisco questo prete, che è un prete corrotto, però è un prete di sicura obbedienza al Sant'Ufficio. Cioè questo è il primato dell'obbedienza, che è quello che segna una delle caratteristiche fondamentali. Un altro aspetto che mi pare decisivo, che ha segnato a lungo la strepitosa, è una delle cause della strepitosa ignoranza religiosa degli italiani, il divieto di leggere la Bibbia in volgare, non di leggere la Bibbia in volgare, ma di leggere una singola parola della Bibbia in volgare. Diceva Paolo V, Papa Paolo V, Papa Borghese, che certo che bisogna proibire la Bibbia, come no, perché? Perché è dalla Bibbia che nascono le eresie, cosa del tutto indiscutibile, è certamente vero, però questo rappresenta, come vedete, una sfiducia anche nei confronti del proprio gregge da parte del Supremo Pastore, perché per ragione che ed ecco quindi la proibizione di leggere la Bibbia, la proibizione, per esempio quando viene scelto al Concilio di Trento, viene scelto fra le fonti della rivelazione la Bibbia, lo dicevo prima, quale Bibbia? Si decide di scegliere la Vulgata, come voi tutti sapete. Scegliere la Vulgata significava fare piazza pulita
di tutta la filologia biblica fino a quella data, e sto parlando della Bibbia Complutense, e sto parlando di Erasmo da Rotterdam, dell'edizione del testo greco di Erasmo. E ieri, per esempio, dice: ma perché bisogna scandalizzarsi di questo decreto che imponeva la Vulgata? Questo decreto mirava semplicemente a impedire che il primo venuto si mettesse a discutere della Bibbia. Stiamo parlando di Erasmo da Rotterdam, non stiamo parlando del primo venuto. C'è tutto questo complesso di fattori, e molti altri se ne potrebbero aggiungere, definisce quello che a me sembra la realtà, e che le fonti oggi stanno dimostrando, perché l'attenzione degli storici si sta muovendo in questa direzione, la sostanziale povertà del riformismo tridentino, Toscana anche, Pietro Leopoldo quando va a visitare la diocesi di Sarzana dice che era un disastro totale, che però questa, quanto ci dicono le fonti sulla povertà del riformismo tridentino, lascia aperto un problema, cioè e non comincia subito, come dicevo prima, gli affreschi non ci sono, la costruzione del mito del tridentino, di cui il libro di Iedine è un'evidente prova, vale a dire la costruzione del mito del tridentino come luogo rifondativo dell'identità, del ruolo pastorale, dell'istituzione ecclesiastica negli anni del secondo Cinquecento, eccetera. Ora, in questa realtà, io mi permetto di avanzare un'ipotesi un po' diversa, che ci aiuta a capire quello che secondo me è quello che è successo in questi anni, vale a dire chi ha vinto non sono stati i vescovi riformatori, chi ha vinto è stato il Santo Ufficio Romano. Se voi guardate le carriere ecclesiastiche da metà Cinquecento a metà Seicento, le grandi carriere ecclesiastiche passano quasi tutti attraverso il Tribunale del Santo Ufficio. Paolo IV, Pio V, Sisto V, Paolo V, eccetera, sono tutti papi che vengono dalla direzione del Santo Ufficio Romano, e diventa il ganglio, tant'è vero che è la prima congregazione fondata, quella organizzazione per congregazioni che la Chiesa si darà con Sisto V, poi negli anni 70, 80, negli anni 80 del Cinquecento, è la prima che viene fondata, è l'unica presieduta direttamente dal Papa, che assume uno sviluppo abnorme, un potere abnorme, perché? Perché da istituto che doveva, come dire, è un tribunale, doveva verificare, controllare, punire gli eretici, diventa, come era appena ovvio, dato la confusione anche della dottrina cattolica quale esisteva negli anni della Riforma protestante, degli anni fino ai decreti tridentini, diventa il luogo fondante della formulazione della teologia dell'ortodossia cattolica. E questo ce lo dice anzitutto l'evoluzione storica del Tribunale, che era nato come Tribunale del Santo Ufficio nel 1542 e poi si è sviluppato per tutti i secoli, e esiste ancora oggi e si chiama Congregazione per la Dottrina della Fede. Non so se è chiaro. Dove si formula la verità cattolica. Dove non si processa, ma si fa anche questo, ma diventa il luogo che definisce l'ortodossia cattolica. E questo dà un peso assoluto, no? Il tribunale diventa l'istituto che salva la Chiesa di Roma, che ha il compito di salvare la Chiesa di Roma dall'eresia. Il pontificato di Giulio III, ho scritto un libro su questo, è decisivo da questo punto di vista, dove assistiamo a una serie di fenomeni impressionanti. Il Papa che deve vietare all'Inquisizione di processare i cardinali e gli arcivescovi senza dargliene informazione. Il Tribunale del Santo Ufficio che processa cardinali e arcivescovi, il Papa manco lo vede, manco lo avverte. C'è una specie, c'è uno scontro brutale nei primi anni 50 fra papato e inquisizione. E questo si verifica in modo assolutamente chiaro nei conclavi, quando il papato non c'è e si devono eleggere i nuovi papi. E chi sono i papi? E come avvengono tutti i conclavi che dal 1549, morte di Paolo III, all'elezione di Pio V, 1566, cioè gli anni decisivi di cui stiamo parlando, che il Santo Ufficio si presenta in conclave, cito solo un documento perché di per sé abbastanza significativo, Gian Pietro Carafa, Paolo IV, e poi futuro, poi erede successore, Pio V entrò in conclave portandosi nella saccoccia i processi fatti contro tutti i soggetti papabili. Certo che diventa facile così. Cioè, se noi guardiamo alla luce dei molti studi che sono stati fatti dall'ultima generazione alla storia della vita religiosa del Cinquecento, proprio qui alla Normale, ha avuto
maestri illustri che si sono occupati di questi studi, cambia un po' tutto, cioè non è il Tridentino quello che ha fatto la storia, ma è l'Inquisizione quello che ha fatto la storia. Se proviamo a fare un passo avanti, poi sarete stufi, ci fermiamo, andiamo a bere un caffè magari, poi ne parliamo con domande e cose. Se ci pensiamo un momento, quando avviene la sfida di Lutero, la Chiesa Cattolica del tutto impreparata si deve trovare, si trova ad affrontare questa sfida immane, no? Metà Europa che se ne va. A un certo punto la Chiesa Cattolica esercita il suo potere in Spagna e Italia, fine. Rispetto a quello che era nel Medioevo cambia un po' le cose. Come bisognava reagire a questo? Lentezze, ritardi, problemi che riguardavano Casa Medici, a Clemente VII e Leone X interessava molto più Firenze che non la Chiesa di Roma, naturalmente. No? Su questo problema gigantesco, come reagire alla sfida della riforma protestante? Mi pare ovvio presumere che le opinioni ai vertici stessi della Chiesa fossero molteplici, fossero diverse. Mi è difficile immaginare che di fronte a una sfida storica di questa proporzione abbia ragione Jedin quando ci parla degli sparsi rigagnoli. Si creano conflitti politici, come è evidente che sia. Faccio un caso. Di fronte alla sfida di Lutero, che come voi sapete non sfidava tanto i costumi e la corruzione della Chiesa, ma sfidava la dottrina della Chiesa, la Chiesa Cattolica doveva reagire con atteggiamenti irenici, cercando un compromesso, eventualmente lasciando delle autonomie sul terreno dottrinale e magari rivedendo sotto alcuni aspetti, penso appunto al celibato dei preti e alla comunione sotto le due specie anche per i laici, che sono temi non fondati sulla Sacra Scrittura, poteva addirittura accettare di prendere, far proprie alcune delle istanze che venivano dalla riforma protestante. È evidente che ci furono alcuni personaggi, i vertici della Chiesa, che erano favorevolissimi a tutto questo. E si crea un conflitto politico fra opzioni diverse, fra ipotesi diverse di come si reagisce, con la spada o con il confronto, con il dialogo, con la moderazione. Non soltanto, ma possiamo pensare che quella crisi religiosa che poneva problemi, questioni, temi religiosi cruciali, l'uomo del Cinquecento che pensa alla propria salvezza individuale e in cui di fronte all'incertezza, alla confusione che regna ai vertici dell'istituzione ecclesiastica, dai pulpiti o per la stampa circolano dottrine di grandi pensatori, di anime religiose strapotenti e questi libri non lo leggevano, non erano alcuni dei cardinali, erano tutti soltanto simoniaci. Non c'era qualcuno di loro che magari credeva in Dio e si poneva lui in prima persona il problema di come avrebbe fatto a conquistare lui il Regno dei Cieli. Non c'era qualche arcivescovo, vescovo o cardinale che si interrogava su quale era il vero significato della parola di Dio. Oppure tutto è soltanto il papato, Leone X, siamo freschi. E così avvenne. E ci furono porporati autorevolissimi che optarono per scelte religiose definite non ortodosse dalla Chiesa Cattolica al Concilio di Trento. Il caso più eclatante, io questo lo conosco bene, perché ho studiato a lungo, è il caso di Giovanni Morone, vescovo e cardinale, a quale il suddetto Umberdieri scrive un enno. È colui che ha salvato il Concilio di Trento, asso strepitoso della diplomazia europea, durante l'ultima convocazione del Concilio, nel 1563, Papa Pio IV lo manda a presiedere il Concilio, paralizzato, immobile, non si riesce a fare un passo. Lui si incontra con Ferdinando d'Asburgo a Innsbruck, sbroglia la matassa, racconta un po' di bugia a sinistra, un po' di bugia a destra. Da grande diplomatico trova un accordo. E abbiamo le lettere di Pio IV, di San Carlo, che gli scrivono: tu hai salvato la Chiesa, tu hai salvato la Chiesa. E mentre lui è lì, che il Papa gli scrive: tu hai salvato la Chiesa, dice: beh, adesso sono in un momento abbastanza di forza, e scrive al Sant'Ufficio, dicendo: so che avete delle carte che mi riguardano, potrei mica dargli un'occhiata. E al Sant'Ufficio gli rispondono: no, perché le carte qui si conservano sicurissime, cioè aggiungendo anche una piccola minaccia, cosa falsa, perché nel 1559 il Tribunale del Sant'Ufficio era stato assaltato dal popolo romano infuriato contro Paolo IV, tutto era stato bruciato e devastato. Allora
Giovanni Morone presiedette con Reginald Poe la prima e fallita convocazione del Concilio di Trento nel 1542 e presiedette l'ultima nel 1563, salvando la Chiesa a giudizio di San Carlo di Pio IV e dello stesso Jedi. In mezzo, fin dagli anni 40, fu processato, inquisito per eresia, processato usando deposizioni false, falsificazioni di documenti, fu inquisito nonostante l'ordine di Giulio III che non si potevano, non si dovevano processare cardinali senza farglielo sapere, e fu rinchiuso in galera per 2 anni e mezzo, stette in Castel Sant'Angelo. E quando è uscito da Castel Sant'Angelo, il 19 di agosto del 1559, solo perché il giorno prima Paolo IV era morto, alla vigilia di emanare la condanna per eresia di questo personaggio, e riuscendo solo a emanare una terrificante bolla nella quale diceva che qualunque personaggio che fosse stato sospettato di eresia era ineleggibile per il pontificato, che avrebbe trasformato ogni conclave in una specie di caos di accuse, bastava il sospetto, eccetera. Esce fuori dalla galera e diventa presidente del Concilio di Trento, salva la Chiesa, e il successore di Pio IV, Pio V, riapre il processo contro di lui. E non lo farà però formalmente. Perché? Questo è un aspetto interessante. Perché nemmeno l'intransigenza assoluta del Tribunale del Santo Uffizio di quegli anni poteva permettersi ormai di processare il Cardinale Giovanni Morone, perché processare il Cardinale Giovanni Morone significava mettere in discussione la legittimità dei decreti tridentini del Concilio che quell'uomo aveva presieduto e diretto e portato a conclusione. Significava smentire il Papa che l'aveva mandato a quel Concilio e significava delegittimare la stessa elezione papale di San Pio V, perché come il Papa dell'Inquisizione per eccellenza, San Pio V, era stato eletto da un conclave e poi avevano partecipato alcuni eretici. Non è bello, no? Non fa fino. Ed ecco che queste, sto cercando di farvi capire quali sono le contraddizioni, non i processi semplici che ci racconta Jedin, ma i processi complessi che sono i processi della storia, i conflitti, perché tali furono. Come questa conflittualità ai vertici della Chiesa diventa poi un elemento della stessa autocensura della Chiesa, che quei conflitti non li può rivelare. Perché allora dove va il trionfalismo cattolico? La Chiesa che compattamente reagisce a Lutero. E dopo la fase di sbandamento, i rigagnoli conquistano il centro del vertice della Chiesa e siamo tutti felici e contenti. Mi pare che questa è una dimensione in cui ricostruire la storia di questi anni non come la storia dell'affermazione di una immobile verità, ma come storia di un conflitto politico e religioso, restituisce i problemi alla loro realtà e spessore storico, quale deve essere, quale in genere come questi fenomeni, queste cose si profilano e si determinano. In altri termini, ecco, concludo con questo paradosso, però mi piace da morire. Che cosa fu la Controriforma? La Controriforma fu la reazione della Chiesa alla Riforma protestante o fu la reazione della Chiesa alla Riforma cattolica? Merita riflettere su questo punto, perché questo punto ci consente di ricostruire il passato per come sempre il passato deve essere ricostruito e come il presente deve essere sempre compreso e valutato. Vale a dire come studio delle comprensioni delle alternative possibili. Nessuna storia è stata scritta per sempre, fissa. La storia della mano di Dio che scrive la storia così come ce la racconta ieri sono favole per bambini. La storia è conflitto. Ed è bello metterci le mani e i piedi nel conflitto per cercare di capire come le cose sono realmente andate. Grazie della vostra attenzione, riprendiamo poi dopo. Credo che alle 6 dobbiamo chiudere, non so se la sala è impegnata in altro, mi hanno detto che tocca a voi adesso fare domande, se lo ritenete utile, opportuno, chiarimenti, precisazioni, quesiti. Era tutto cristallino.
Dica. Società 46, Società, la rivista di Einaudi, presenta, ma è pubblicata anche credo in più di un volume di quei scritti di storia, quelle antologie di scritti cantimoriani pubblicate da Einaudi in vari momenti. Scritti di storia, mi pare. Dica. Io sono rimasto un po' perplesso quando. Grazie mille. Allora, no, volevo dire, sono rimasto un po' perplesso quando ha analizzato il ruolo storico, storiografico di Hubert Yedin, che è uno dei più grandi storici della Chiesa del Novecento in assoluto. Mi ricordo anche di un librettino di Mario Bendiscioli che riassumeva un pochino le tesi di Yedin proprio sulla Riforma Cattolica. Ecco, cioè, non lo so, ho avuto l'impressione, ma un'impressione da, diciamo, anche così abbastanza leggera, superficiale, però che, non lo so, che Yedin, da quel grande intellettuale storico, e qual era ora farlo passare come uno storico che ha evitato il conflitto nella rappresentazione storica, mi sembra, non lo so, forse eccessivo, sì. Mi scusi. Naturalmente le opinioni sono del tutto libere, uno può apprezzare Yedin, io non lo apprezzo per niente, penso che sia apparso con una certa chiarezza questo. Non ho detto che ha eliminato il conflitto, non ha neanche fatto accenni molto moderati e prudenti ai conflitti dentro la Chiesa. Tutti i conflitti di cui si parla Yedin sono i conflitti fra la Chiesa e i suoi nemici. Io francamente non ritengo Yedin un grande storico. La sua storia del Concilio di Trento è un grande erudito, è un monumento di erudizione. Ancora oggi ci dobbiamo rivolgere a quell'opera per capire com'è andata la discussione su quel punto teologico, su quell'altro punto teologico, le questioni complicatissime, questioni diplomatiche che hanno accompagnato lo svolgimento del Concilio. Ma diciamo, da un lato l'impronta apologetica su questo libro, ne ho dato qualche esempio, se volete cerco fra i miei appunti, trovo qualche altro elemento per cui si capisca la sua immagine totalmente teleologica della storia. Che la storia della Chiesa può essere solo la storia della verità, la storia di svelarsi della storia della rivelazione cristiana, della salvezza cristiana, della rivelazione. È un modo di fare storia che esclude per definizione i laici da una riflessione sul passato e quindi non la posso accettare nemmeno lontanamente. Questa è la sostanza. Del resto, guardate, gli stessi più accaniti fautori di Yedin condannarono, furono un po' amareggiati quando un suo allievo pubblicò la sua autobiografia, che è un libro tremendo di aridità, per dire una persona. Guardate che Yedin è un signore che nasce in Slesia da madre ebrea. Cioè, cosa non semplicissima per la stagione in cui gli è toccato da vivere nella sua lunga storia. È cattolico, si fa sacerdote, vive larga parte del suo tempo a Roma e riesce a scrivere un'autobiografia in cui racconta la sua vita in quei decenni spaventosi della storia d'Europa senza mai dire che sua madre era ebrea. Come se la cosa non avesse... Sto parlando di un'autobiografia. Cioè... Eh? Era una, non ho capito. Io posso capire che questo... Anche Italo Svevo, anche i Frank prima della persecuzione, cioè si vede che... Scusi la voce. No, non mi dispiace per lei, la voce che non funziona. Non so, trovo che c'è una certa differenza fra fare lo scrittore, il letterato, e fare lo storico. Quando fa la biografia di uno storico, questi problemi li dovrebbe toccare, penso. E c'è un'altra pagina, c'è un'altra che veramente... Una pagina rimane di sale. Dopo l'8 settembre, Cantimori, spaventato di quello che sta succedendo, Roma è diventata occupata dai tedeschi, no? Va da Yedin e gli dice: cosa faccio? Dammi un consiglio su cosa fare. Lui stava in Vaticano e gli dice, era racconto con un tono un po' svagato. Dice: io dissi a Cantimori queste due cose. Primo,
che i tedeschi non erano poi così cattivi come li si presentava. È una questione di quello tedesco, ma non è una frase che uno dice così. E poi che non si doveva preoccupare, perché dimostrava molti più anni di quelli che non aveva e conseguentemente non correva il rischio di essere deportato in Germania. Ma cioè, scrivere una cosa del genere nell'autobiografia è una cosa, secondo me... Perché scrivi un'autobiografia per presentarti in questi termini? Vuol dire che non ti accorgi quello che stai scrivendo. E in questa autobiografia ci sono soltanto resoconti di letture, lessi questo, andai lì, lessi questo libro. È una cosa totalmente... Tant'è vero che Prodi, per esempio, Paolo Prodi, che è stato discepolo sia di Iedine che di Cantimori, e questo appare evidente nelle tensioni interne di tutta l'opera di Prodi, quando uscì questa autobiografia ci aveva la mano nei capelli dicendo ma chi gli ha fatto questo cattivo servizio? Io veramente non penso che Iedin sia stato un grande storico, ma naturalmente possiamo avere legittimamente opinioni diverse. È il frutto di una storiografia. Guardate che è cambiato. C'è un punto essenziale, guardi, sul modo di fare la storia di queste cose. Ed è l'arrivo del Concilio Vaticano II, naturalmente, in cui questa dimensione, questo Iedin che studiava nelle facoltà teologiche tedesche, dove si insegnava che la storia della Chiesa è una disciplina teologica, che ovviamente è una cosa inaccettabile, no? Perché io sono laico e penso di poter scrivere la storia della Chiesa, lo stesso diritto che ce l'ha uno che crede in Dio, che fa il prete, che fa quello che vuole. Ci dobbiamo misurare sulle fonti, sull'interpretazione, sul giudizio storico. Allora, questa dimensione che la storia della Chiesa è un frammento della teologia e che quindi la storia della Chiesa è la storia della verità, ci pone fuori, ci esclude un possibile dibattito. E quando è arrivato il Concilio Vaticano II, infatti tutto è un poco cambiato, perché, per esempio, dice Iedino una cosa curiosa, dice, lo trovo, se mi dà un momento, lo trovo, eccolo qua. Guarda se questa non è la prova di una storia teleologica. Si pone la domanda... Nel suo libro, questo è tutta teologica del perché, nonostante i virulenti attacchi dei protestanti, il Concilio non avesse definito una volta per tutte, cito, il primato papale, dandosi poi la risposta che io reputo del tutto teologica, secondo cui, cito, in questo campo la teologia cattolica non aveva ancora raggiunto quell'accordo e quella chiarezza che sono la premessa di una definizione conciliare e pertanto sarebbe stato necessario attendere ancora 300 anni perché il Vaticano I colmasse questa lacuna del più grande concilio riformatore della storia, vero e proprio vessillo di una grande azione rinnovatrice guidata dal papato. Ma cosa vuol dire? Che allora non si era ancora maturi, ci volevano 300 anni, non si sa perché, non 280 o 400, che il Concilio Vaticano poi ha detto che ha sancito il primato, l'infallibilità papale. Questione che poi il Concilio Vaticano II, non dico che abbia messo in discussione perché non poteva mettere in discussione, ma vale, si sono aperte discussioni nel mondo cattolico, del quale non a caso Santa Chiesa ha fatto un uso molto prudente, saggiamente molto prudente. Cioè è un'impostazione vecchissima questa, del tutto preconciliare. Tant'è vero che Iedin espresse un giudizio severissimo sul concilio, in cui vedeva la dissoluzione di punti fermi di un'istituzione ecclesiastica che lui vedeva in una chiave ancora tridentinista. Ecco. Ma naturalmente su questo sono del tutto opinioni, non presumo di avere alcunché di ragione su questo. Non sento, scusi un attimo, solo le arriva subito il microfono. Se alzate la mano mi anticipo. Prima sono rimasto abbastanza colpito quando lei diceva la compattezza della Chiesa che ha ritrovato contro praticamente la riforma di Lutero per poi alla fine difendere i propri interessi, se ho capito bene questo aspetto. No, non tanto difendere i propri interessi, non bisogna impoverire le cose per difendere la propria missione storica, la Chiesa vive se stessa come il corpo di Cristo. No, ma forse ho spiegato male il concetto, nel senso lo ha fatto volutamente o è stato proprio un ritrovarsi poi alla fine anche facendo una battaglia, poi alla fine è riuscita anche a difendere proprio i propri interessi all'interno mantenendo poi lo status quo? Guardate, poi dico una cosa, insomma,
Chiudete gli occhi e immaginate la chiesa di Leone X, delle stanze in Vaticano, del primo Michelangelo, di Ariosto, di Bramante, quella chiesa lì. E poi pensate alla storia della chiesa di Pio V, della Madonna del Rosario, della battaglia di Lepanto, degli affreschi, della celebrazione dell'Inquisizione, agli affreschi delle cappelle vaticane. Cioè, in 50 anni è cambiata fortemente la storia della chiesa, no? Pensate soltanto sul piano della storia dell'arte. La Chiesa promuove una stagione di rinnovamento artistico strepitoso, ma quando Sisto IV vara la Cappella Sistina, ma non c'è un cane di pittore che gli vada bene a Roma, fa venire Cosimo Rosselli, Signorelli, Botticelli, fa venire tutti i toscani, i grandi toscani. Se andiamo nel secondo Cinquecento non è più la Chiesa che promuove questo rinnovamento artistico, no? Sono semmai le grandi famiglie cardinalizie, eccetera, no? Tutto il suo prezzo, tutto segni il cambiamento, un cambiamento profondissimo. Ora, la Chiesa reagisce alla riforma protestante attraverso una serie, come ho cercato di dire, una serie di conflitti interni che provocano una serie di esiti. E questi esiti, a mio giudizio, premiano più la controriforma che non la riforma cattolica. La riforma cattolica non mi sembra avere poi sedimentato un reale cambiamento del clero e della prassi pastorale nel contesto della vita religiosa italiana per tutto il 600. Questa è la mia tesi, per cui non capisco tanto l'inno al concilio, il concilio che avrebbe trasformato la società italiana, la vita della Chiesa nei paesi rimasti cattolici, che poi sono soltanto l'Italia, perché come sapete la Francia non accetta i decreti del concilio di Trento. Quindi le fonti ci dicono che così non è stato, che i preti continuano ad essere ignoranti, che il clero continua ad essere ignorante e corrotto, che ci sono i preti discoli, che ci sono i chierici selvaggi, che l'operazione è molto più complessa. Quello che mi pare interessante dal punto di vista storico è il fatto che in fondo alla Chiesa della Controriforma interessa, è quello che si chiama il primato dell'obbedienza. Quello che conta è l'obbedienza, non la virtù. Non so se è chiaro questo, che è una ragione profonda e seria, non sto mica esprimendo giudizio su niente, della compattezza dell'istituzione ecclesiale, della sua grande durata, no? Cioè la durata millenaria della storia, plurisecolare della Chiesa Cattolica, si spiega con la sua strepitosa, eccezionale, minchino, capacità di cambiare dicendo che non è cambiata. No, perché la continuità è un problema essenziale per la storia della Chiesa. Guardate, i reazionari di oggi, le lefebvriani per dire, sottolineano una Chiesa cambiata. E i papi di Roma, a cominciare da Benedetto XVI, ma non ha cambiato niente. Uno storico iperreazionario che si chiama Romano Amerio, all'indomani del Concilio Vaticano, scrisse un libro di cui non consiglio la lettura a chi voglia proprio divertirsi, mattonazzo così, intitolato Ne Iota Unum, messaggio di Cristo, questo è quello che io vi lascio, non ne cambierete neanche uno iota, in cui mette a confronto le affermazioni del magistero ecclesiastico in termini di dottrina e di costume dell'inizio del Novecento e invece le formule post-Vaticano primo, secondo, e cioè facendo vedere quanto la Chiesa era cambiata. Ed ecco che gli sembrava evidente che si fosse verificato un tradimento storico. È quello che dice, curiosamente, che dice Lefebvriani, quando dicono, senza accorgersi di fare l'apologia del mutamento, quando dicono che la messa, bisogna dire, la messa tridentina, quella di Pio V, ma perché quella di Pio V e non quella di Bonifacio III? Non lo so io. Ecco, vedete come appunto quegli elementi reazionari della Chiesa Cattolica, penso che si possa definire liberamente i lefebvriani come reazionari della Chiesa Cattolica, difendono come punto genetico della Chiesa moderna per l'appunto il Concilio di Trento. Quello è il momento in cui la Chiesa giunge alla sua perfezione e di lì non è possibile. Ma al tempo stesso, come dire, negano il mutamento che c'era stato fino a quella data.
Mi scusi, mi attreva l'idea del giudizio del libro come un uovo tutto pieno, tutto buono. Non potrebbe esserci una dispettosa o rispettosa obiezione? Non dico nel senso di tirare l'uovo addosso alla gallina, ecco. Però dico, non so, mi sembra uno di quei giudizi in cui a volte nei saggi poi c'è questo stile, quanto si mantiene una linea perché la si vuole mantenere, o per rispetto, o per convenienza, o per altro, e poi alla fine in qualche modo lo stile tradisce l'idea, ecco, so, ho l'impressione, se al suo Campanella, di cui ha disegnato per me proprio mirabilmente la biografia, se a Tommaso Campanella veniva dato da leggere questo giudizio, forse non ne avrebbe dato un giudizio, cioè avrebbe trovato l'ironia in questo giudizio come un uovo, non so. Guarda, può darsi, io Cantiboni non era uno tanto che usava le armi dell'ironia, secondo me. Lui ci crede veramente, secondo me c'è questo clima. Quello che piace a Cantimori di questo libro è che questo libro, ponendo il problema nei termini in cui ho cercato di presentarli, pone problemi, dicendo c'è tutta una serie di lavori da fare, bisogna studiare questa cosa qui, questi rigagnoli pretridentini, queste forme, quello piaceva a Cantimori. Erano gli anni in cui Cantimori aveva studiato, tutti voi sapete, gli eretici italiani 500, gli esuli radicali, gli antitrinitari, eccetera, e tuttavia c'è un limite di quel grande libro, che Cantimori li prendeva con gli esuli come arrivavano sui passi alpini e di lì li seguiva con rabdomantica intelligenza in tutti i loro percorsi nell'Europa orientale, in Svizzera, in Polonia, in Transilvania. Ma che cosa avessero alle spalle? Ma nemmeno se lo chiedeva. E infatti, come ci dicono gli appunti lasciati da Cantimori negli anni qui dell'insegnamento alla scuola, si mise a studiare l'Italia religiosa del Cinquecento, e quei problemi posti da ieri gli sembrarono una messe di problemi degni di essere affrontati. Questo gli piaceva, anche per le sue contraddizioni. Poi Cantimori mangiava i preti, però se qualcuno mangiava i preti lui li difendeva. Cantimori diceva che l'unica cosa mi fa la ricerca seria d'archivio, andare agli archivi, lui non ha mai messo piede in un archivio di Tassuolo, nemmeno se gli sparavano in bocca. Cioè c'è anche il personaggio che gli piaceva, anche aveva questo gusto un po' del paradosso, eccetera, no? Ma detto questo, per me quella affermazione resta un assoluto mistero, che lui stesso poi provvide a smentire, a cambiare strada. Ma anche senza microfono, non è una questione didattica, cioè, è la questione prettamente teologica, interna al dibattito riforma contro riforma, cioè, detta un po' volgarmente, e qualcuno l'ha chiamata così, non si capisce bene come una bega di frati, diciamo, una questione tutta interna alla teologia e alla Chiesa del Cinquecento, abbia finito per deviare la storia europea. Penso alla guerra dei Trent'anni, la nascita degli stati nazionali, la vicenda della Chiesa anglicana, il calvinismo, poi in America, no? Sappiamo bene. Quindi l'approccio dei manuali, io vedo, è quello giustissimo della storia degli effetti, no? Il fatto che un fenomeno che io studio in senso diacronico ha degli effetti che mi arrivano all'oggi, e si fa poi un approfondimento, sì, sulle vicende interne, quindi l'incoazio fide, il problema della giustificazione, il problema scrittura, tradizione apostolica o ecclesiastica, no? I documenti del Concilio di Trento, eccetera. Quindi, ecco, però il punto di raccordo, secondo me, manca, anche perché credo sia oggettivamente non facile entrare nella problematica del servo o libero arbitrio, il problema del libero esame della scrittura, tutte questioni che poi nel mondo moderno avranno enormi... Ecco, chiedevo la sua opinione, si potrebbe... Sono io che chiedo la sua, perché non ho esperienza didattica, però quello che mi pare il punto nodale, anche per aiutare forse gli studenti a capire, è che quando Lutero parla di giustificazione per sola fede, è agli occhi, tant'è vero che adesso i teologi si mettono d'accordo, no? Avete visto a Ratisbona con Papa Ratzinger, a Lund adesso Papa Francesco, si è abbracciato con la pastora di Lund dicendo tutte controverse. Ben venga, quando la gente va d'accordo uno è contento, perché quando la gente litiga. Però questo non deve far dimenticare che ci sia un paio di secoli ci si è bellamente scannati per quelle formule. Perché quelle formule, così la dovessi dire,
lei mi dirà che non ho capito niente, ha ragione perché non ho esperienza, dovessi presentarla a uno studente, io direi, guardate che dietro alla giustificazione per sola fede conseguono immediatamente alcune cose, la predestinazione, l'abolizione della Chiesa e del clero. Se tu dici che l'abolizione della clerica vuol dire che tu cancelli dalla faccia della terra la più grande istituzione visibile ereditata dal Medioevo, in termini di uomini, di ricchezza, di potere, di cultura, di capacità persuasiva e di controllo dell'opinione pubblica. Non so se lei mi scuserà se io dico idiozie, perché probabilmente sto dicendo idiozie perché non ho esperienza, ma mi pare un modo di portare per terra questa questione, di non consegnarla solo all'estrazione dei teologi, che le conseguenze sociali e politiche sono dirompenti. Perché guarda che il Medioevo è pieno di frati che fanno un po' di casino, che dicono ma no, sbagliate, abbasso qui, abbasso lì. Savonarola era uno che grida, successo niente. Dov'è che la riforma ha avuto successo? Poniamola così, dov'è che la riforma ha avuto successo e dove non ha avuto successo? È semplice, la riforma ha avuto successo laddove i poteri politici l'hanno fatta propria. E per ragioni non proprio la giustificazione per fede, il servo arbitrio, il libero arbitrio, i sacramenti, eccetera. Uno storico ha definito quello che è successo in Germania nel Cinquecento una campagna di brigantaggio dei principi contro i beni della Chiesa. A Roma si diceva peraltro che la Germania era la mucca personale del Papa. Come vedete, il clima era questo. Ora, che laddove i principi si scatenarono in una campagna di brigantaggio contro i beni della Chiesa, la riforma ebbe successo e cambiò le cose, tanto poco. Oggi guardate, un tema che non ho affrontato, che mi limito semplicemente ad accennare, c'è un ritorno forte, secondo me, a una storiografia neoapologetica, soprattutto da parte della storiografia anglosassone, quello che sta avvenendo nella cultura anglosassone, secondo me è qualcosa di molto grave, perché è il monismo linguistico che sta uccidendo la cultura anglosassone. Qualunque cosa che non sia scritta in inglese non legito, non esiste, non è stata scritta, non interessa niente a nessuno, e questo è un impoverimento assoluto della cultura. Sta avvenendo addirittura nel campo degli storici dell'arte. Una volta qualunque persona che studia la storia dell'arte era venuta in Italia a studiare la storia dell'arte. Negli stessi storici dell'arte adesso se è scritto in inglese esiste. Ebbene, sono stati scritti molti libri su questo, diciamo, processi storici di cui stiamo parlando, penso, non so, divido due titoli. Uno, John Bossi, valente storico inglese, che ha scritto un libro intitolato in inglese Christianity and the West, la cristianità, non so come è stato tradotto, la cristianità e l'Occidente, 1400-1700. Come 1400-1700? Tu periodizzi tre secoli di questo tipo senza nemmeno tenere conto della riforma protestante. No, sembrerebbe strano, per i manuali che si usano la riforma protestante segna ancora una cesura. No, uno storico, un gesuita, un valente storico americano, John O'Malley, che è un gesuita, ha scritto un libro intitolato in inglese Trent and All That, in italiano Trento e dintorni, che cosa ci voglia dire, vedetevela voi, non lo so, eccetera, in cui dice basta con questa controriforma, riforma cattolica, cose inutili. Dovremmo definire questo periodo Early Modern Catholicism. E che va benissimo, la sua obiezione, che il cattolicesimo della prima età moderna sia il cattolicesimo della prima età moderna, io non ho nessun momento per dubitarlo. I concetti di controriforma, riforma cattolica, riforma tridentina, queste cose qua, ci aiutano a definire che cos'è questo cattolicesimo della prima età moderna. Se no, il cattolicesimo. E vedete, usando, come proponeva anche Paolo Prodi, del resto, la storiografia cattolica tende a, come dire, a dilatare la periodizzazione di un'età della riforma che va da 400 a 600, 700, in modo che è tutto uguale. Ma che va benissimo, possiamo benissimo chiamare questo come Early Modern Catholicism, va benissimo, però non possiamo dimenticare che fra la Chiesa di Alessandro VI e la Chiesa di San Carlo Borromeo qualche piccola differenza c'è, o no? Cioè, le definizioni vanno benissimo, perché le riempiamo di qualche contenuto? E c'è dietro tutto questo, c'è secondo me, per l'appunto, siccome si stanno attenuando i conflitti fra mondo cattolico e mondo protestante, si cerca di ricomporli anche in sede storiografica. Non so se è chiaro quello che voglio dire. Che non è bene, perché la storia deve cercare di essere un po', almeno un po' vera. E cioè, se si è scannati in passato, bisogna dirne. Francesco, obbedisco.
C'è qualcuno, alle 6 dobbiamo lasciare l'aula, suppongo. In funzione antislamica, per esempio, può essere che questo sia non ho motivi, non ho abbastanza conoscenza per dire che questo sia una ragione, però è agevole presumerlo che non sia del tutto indifferente questa cosa. È oggi evidente. Guardiamo un altro aspetto, per esempio, fino a ieri la storiografia cattolica, il magistero cattolico insisteva sulla riforma protestante come elemento di cesura storica radicale, cioè nella genealogia del male, diciamo così, la riforma protestante era stato il momento della disobbedienza e dalla disobbedienza era venuto poi tutto il resto, tant'è vero che si diceva che era venuto poi l'illuminismo, il socialismo, il comunismo, tutto il male era venuto da quell'atto di disobbedienza. Oggi, vedi il papato di Benedetto XVI, il problema sono i protestanti, per carità, protestanti e cattolici tutti credono in Dio, credono tutti che la Bibbia sia la parola di Dio, sono molti più gli elementi che avvicinano che quelli che separano, mentre Islam a parte, ben maggiore il pericolo della scristianizzazione, dell'allontanamento della società moderna, dovunque sia, dal fenomeno religioso, dalla cosa religiosa. E allora è chiaro che l'elemento, un punto genetico della modernità tende a diventare l'illuminismo e non la riforma protestante, cioè la laicizzazione dell'etica, la laicizzazione del diritto, la laicizzazione dei fenomeni della vita associata, della coscienza, eccetera. No? Come tutto è storico, il bello della storia è che tutto è sempre lì, tutto cambia, c'è sempre, gli storici non interessano a nessuno, ma non sono disoccupati, c'è sempre qualcosa di cui occuparsi. Però non li vogliono, peccato. Possiamo chiuderla qui. Grazie a tutti e buon lavoro.